Time, Leona Lewis su RDS. Sappiamo tantissimo di lei, però io sono andata a rivedere un po' di cose della... Sappiamo che la amano tutti e anche noi. E fanno bene perché se lo merita, perché è una persona straordinaria. Collegamento dal, credo, da casa sua, adesso glielo chiederemo. Glielo chiediamo. Elisa, buongiorno. Ciao, ciao Eli. Ciao ragazzi, buongiorno, ben trovata. Ciao, ciao, ciao. Ben trovata. Dov'è grazie, che sei? Grazie mille. Siamo in macchina, stiamo andando a una riunione. A una riunione, una cosa serissima, sì, pensavo di trovarti in pigiama e pantofole, invece no. Ma già... la famosa frase, il lavoro mobilita l'uomo. Mobilita, esatto, no, ma in realtà, poi devo dire che no, ci scappa anche un pranzetto in mezzo. Una riunione col pranzetto, quindi... Ottimo, vabbè. Ottimo. Vabbè, le cose migliori nascono a tavola, le cose più in belle. Che zona sei, Elisa, d'Italia però? Allora, siamo al confine adesso del Friuli, stiamo per entrare in Veneto, dove appunto faremo questa riunione in una questa trattoria di pesce. Ma non mi dire così, se non lascio la diretta e vi raggiungo, non me lo dire più. Vabbè, ma non è parliamo di mangiare, che io sono... Ragazzi, no. Io finisco sempre a parlare di mangiare, sempre più invecchio, più parlo solo di mangiare. A chi lo dice? Ma chissà come mai. Ma solo che da te non si vede. Gli italiani, cioè noi italiani abbiamo sta roba che, non so, siamo tra gli unici popoli al mondo che anche mentre mangiano stiamo già parlando di cosa mangeremo dopo. È vero, è vero. Senti, in questo momento su 265 Digitale Terrestre sulle RDS Social TV app, ovviamente c'è la copertina di Dillo Solo al Buio, che è il suo nuovo singolo che esce oggi. Sì. E la copertina mi lascia un po' perplessa, perché è strana. Sì. È strana, sembra questo naso un po' porcino, no? O sbaglio? È un naso da maialino. No, è proprio un naso da maialino, è un effetto del cinema fatto con insomma, con un effetto speciale, ma diciamo reale. Sembra una roba Dario Argento, no? Non so perché. Allora, hai citato in realtà una fonte corretta, perché il font che abbiamo usato per scrivere il titolo è proprio quello di Suspiria, di Fenomena, di Dario Argento. Hai visto? Di Fenomena, Dario Argento, sì, perché io amavo questo connubio, mi piace mescolare le cose, insomma, questa è una... Per me è una canzone molto dolce, il messaggio che porta lo sento tanto dolce, però mi piace sempre stare un po' sul filo, perché c'è questo gioco fra la luce e il buio che insomma mi piace sempre tanto stare lì. Allora ho detto, mettiamo questo font di Dario Argento, così per avere un po' più di peso dall'altra parte. Ovviamente non è un video horror, niente. Tra l'altro un testo bellissimo, attualissimo, no, che insomma in questo momento storico è portavoce di un messaggio di speranza, no? Per chi si sente sbagliato, impotente, fuori posto, sono in tanti ad essere più fragili, no? Da un po' di tempo forse si è accentuata questa, no, mancanza di forza, di speranza per il futuro. Quindi insomma un testo importante che dà forza, che aiuta. Ma guarda, sono contenta che tu lo dica, perché sì, guarda, è una cosa buffa, è una cosa molto bella, perché è dedicato alla mia migliore amica che è qua seduta con me, perché stiamo andando alla riunione insieme. Che bello, hai dedicato questa canzone a una tua amica? Accidenti, ma questa è una amica che lavora con te? È dedicato alla mia migliore amica, ma in realtà le ho dedicato un sacco di canzoni, cioè lei è un po' una musa, insomma, cioè... Nel senso che ci sono altre canzoni importanti che sono, magari alcune sono dedicate a lei, alcune sono state ispirate, perché comunque a me piace scrivere la verità, mi piace, cioè ho bisogno proprio di, quando ho bisogno di scrivere le cose vere che succedono a me o che succedono alle persone raccontare il vissuto umano, perché questa è la storia di una delusione d'amore, ma d'amicizia, quindi diciamo tu hai beccato quando un'amica ha avuto una delusione d'amore, si riversa anche su di noi, non possiamo farne a meno e dobbiamo condividere, io sono d'accordissimo su questo. L'amicizia è fondamentale, no? In molti momenti della nostra vita. E poi siamo in un momento storico in cui magari rispetto alle nostre nonne, non dico le nostre mamme, ma forse anche le nostre mamme,
finalmente anche le donne si prendono in mano anche la loro vita, ci sono tante più donne che hanno il coraggio di amare, di vivere, di essere loro stesse. Certo. Se tu senti i racconti del passato, delle nostre mamme, delle nostre donne, quante sono state lì a sopportare, in silenzio, o subire un amore tossico, magari per una vita. Sai qual è il problema, Lisa? Che noi donne ci prendiamo la nostra vita in mano con la nostra autodeterminazione, autostima e tutto il resto, ma l'uomo spesso questo non lo capisce, e quindi ecco che arrivano le frizioni, le litigate, l'impossibilità di stare insieme. Dobbiamo fare un percorso insieme, ed è molto molto difficile, molto difficile. Senti Elisa, fatti il tuo pranzetto. Ma chi è che ha detto? Chi ha parlato? Chi ha parlato? Ho sentito una voce maschile, è così? No, ho detto finiamo in tragedia, l'ho detto io. Ah, tu eri, no, ho sentito soltanto un suono, io. Pensavo che ci fosse anche un uomo in macchina parlando. Subito che tra vuole donne. Scoprire no, le c'è, cose tue. No, non c'è, non c'è, no. No, l'autista che ci sta portando è donna anche lei. Ecco. Fantastico, e allora buon pranzo, sì. Buon pesce. Noi siamo contenti di tenere a battesimo Dillo Grazie. Solo al buio, il nuovo singolo di Elisa. Ti auguriamo un bacio tutto enorme. Il meglio dalla vita, a te lo meriti. A te e alla tua amica anche. Grazie, guarda, grazie, saluto anche, visto che abbiamo parlato del testo, saluto e ringrazio. Grazie anche agli autori che hanno scritto con me, meravigliosi, che sono Davide Simonetta per la musica e Alessandro Raina che mi ha aiutato a scrivere il testo. Complimenti. Quindi ci tengo a parlare anche, a fare i loro nomi. Hai fatto un bene abbraccio a ricordarli. A tutti. Grazie, un altro bel colpo grazie, di Simonetta, ciao, che non ne sbaglia una. Buona ciao, buona giornata. Baci grandi. Elisa, ciao. Eccola.